Nel febbraio del 2013 eh, la cristianità cattolica è stata senza dubbio presa di sorpresa dalla decisione comunicata da Papa Benedetto XVI di rassegnare le dimissioni, di rinunciare alla carica di eh, sommo pontefice. Eh, si sono affollati immediatamente i tentativi di spiegazione eh, di questo gesto, per quanto il pontefice stesso avesse fatto un riferimento nel suo documento ufficiale a questioni legate all'età avanzata. Ma soprattutto si è corso a un'interpretazione eh, 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 di questo evento ed anche alla, eh, alla ricerca di eventuali eh, casi precedenti eh, che potessero illuminare quanto eh, è accaduto. C'è stato chi ha parlato eh, di un passo verso la modernizzazione. Effettivamente si può vedere in questo senso eh, questa decisione del Papa. Eh, la ammissione che eh, da Papa ci si può dimettere come da altre cariche, tra l'altro, come da carica di vescovo, che il Papa è in quanto vescovo di Roma, eh, da, e da altre eh, cariche, non soltanto religiose, ma, eh, ma anche eh, diciamo temporali. Eh, fa pensare immediatamente ad un passo verso una visione eh, meno mitologica della figura del Papa, eh, più conforme ad una considerazione della sua natura umana, per quanto eh, investito di un compito altissimo che va al di là della, della sfera eh, del, dell'immanente per proiettarsi verso il trascendente. Il fatto che eh, il Papa eh, si dimetta lo, lo rende più umano. Rende la possibilità della, eh, della su, la, la sua elezione eh, un evento importante, ma l'assume nel novero delle elezioni di, di altri eh, di altre porporate della Chiesa, elezioni o nomine. Non la eh, toglie, se vogliamo, eh, quell'aureola di eh, soprannaturale. Che un, certo di, eh, che un certo modo di dipingere il pontefice romano, soprattutto eh, negli ultimi tempi, finisce per conferirgli. Eh, D'altra parte è anche vero che questa perdita di aureola non necessariamente significa o deve significare una perdita di autorevolezza o di importanza eh, del suo ufficio può probabilmente significare, per chi parla di, di modernizzazione, eh, semplicemente un modo eh, più eh, umano, razionale, di vedere e di concepire la funzione del pontefice all'interno della Chiesa. Eh, di mestiere io faccio il, lo storico del Medioevo, e quindi eh, il commento che mi sento di fare su questo giudizio è che se questo eh, evento eh, può significare un, un passo verso una modernizzazione eh, della concezione del, del ruolo del pontefice nella Chiesa, eh, forse paradossalmente per chi è abituato a contrapporre medioevo e modernità, se c'è una vera... Eh, anticipazione del gesto di Benedetto XVI è il gesto di un papa medievale. Ora so, è stato ovvio, come ho già detto, che eh, Molti siano andati a correre, eh, a percorrere eh, le cronache eh, della, del bin, quasi bimillenario eh, Ufficio di Pietro per vedere quali pontefici prima di Benedetto XVI a, si fossero dimessi. Mi pare anche dalla lettura di libri come eh, Il Gran Rifiuto di Roberto Rusconi che. Recentemente disponibile in libreria, eh, che in verità se c'è un, eh, un precedente nella storia della Chiesa per, per l'atto di Benedetto XVI eh, so, è costituito dalle dimissioni di Celestino V. Non perché non ci siano stati altri papi soprattutto prima e anche dopo eh, Celestino V che eh, si siano dimessi o siano stati in un qualche modo anche forzati a dimettersi, ma la differenza sostanziale della, eh, delle loro vicende mi pare e, e questo Uh, su questo appunto mi appoggio sui giudizi di uh, colleghi ancora più esperti di me, consiste nel fatto che quasi tutti si trovassero in una situazione di contestazione della, uh, del, del, loro, uh, del loro ruolo e in gran parte di contestazione della legittimità della loro presenza sul soglio pontificio, quasi sempre per questioni di eh, legittimità della loro elezione o comunque della modalità, quando ancora prima eh, dell'undicesimo secolo il modo per eleggere il pontefice non era normato in modo chiaro, il modo con cui erano ascesi al soglio pontificio. Eh, quindi si è trattato spesso, se non, direi sempre, di casi in cui si dimettevano papi che la cui elezione già era stata eh, discussa, criticata, chiacchierata. Invece, nel caso di eh, Celestino V, nessuno poteva affermare che Celestino V fosse stato eletto in modo irregolare. Celestino V eh, fu eletto dopo una lunga vacanza della sede apostolica, seguita alla morte del Papa marchigiano Niccolò IV, e fu eletto all'unanimità. Dai, eh, dai cardinali eh, riuniti in conclave. Eh, con la sua accettazione della elezione, era entrato, a far, del, eh, era entrato eh, a far parte del numero dei successori di Pietro senza che qualcuno potesse sollevare dubbi sulla legittimità della sua elezione. Ed è proprio questo che rende eh, significativo e importante il suo precedente per Benedetto XVI, perché Celestino V, come eh, molti sanno, eh, dopo alcuni mesi di pontificato, si persuase di non essere in grado di amministrare il sogno di Pietro. La sua esperienza di. Di vita soprattutto come eremita e come punto di riferimento di una nuova congregazione, non gli, non gli consentiva di prendere in mano le redini di un ufficio complessissimo, esposto tra l'altro a pressioni eh, interne ed esterne notevolissime. Eh, Sotto gli occhi di tutti era, per esempio, nel suo caso l'influenza inarrestabile che su di lui eh, esercitava Carlo D'Angio, eh, influenzando negli spostamenti, le decisioni, le concessioni di privilegi a questo o a quello. Questo insieme con la difficoltà di mantenere da Papa il, uh, le sue abitudini di eremita, uh, i, i digiuni, i momenti di ritiro nei tempi forti dell'anno, lo spinsero molto presto. Il papato dura pochissimi mesi nel 1294 a dare le dimissioni. Ora, eh, le dimissioni del Papa allora furono un colpo significativo. Per quanto eh, previste dall'opinione eh, dei canonisti e quindi a livello di principio non dichiarate eh, impossibili da chi eh, costituiva eh, Diciamo, la punta avanzata della scienza giuridica della Chiesa, tuttavia, erano qualcosa di eh, estremamente eh, delicato e che eh, effettivamente. Risultava drammatico soprattutto con l'aumento della importanza del Papa nella Chiesa che si era verificato a partire dall'undicesimo secolo. Eh, sempre di più, il Papa si era, era stato proposto come il vertice assoluto della Chiesa, come l'incarnazione dell'unità della Chiesa. Il fatto che si dimettesse. Eh, costituiva uno shock notevole. Che, questo, eh, che la decisione di Celestino V, pur rafforzata dall'opinione dei cardinali eh, esperti in diritto che egli eh, interrogò a questo proposito, eh, eh, fosse eh, qualcosa che colpiva a fondo le coscienze, si vede anche da quello che accade dopo. E dopo le dimissioni di, eh, di Celestino e le elezioni di Bonifacio VIII, non furono poche le voci che si eh, alzarono dichiarando che questa azione era stata illegittima. Ora è vero che queste voci... Eh, potevano essere tutt'altro che disinteressate, ma che il, il fatto che potessero sollevare l'obiezione, cioè potessero argomentare che le elezioni di eh, Bonifacio VIII era illegittima, perché Bonifacio VIII era stato eletto quando ancora viveva il suo predecessore, testimonia che c'era una parte della cristianità che poteva essere sensibile a questo argomento. Tra, le, eh, tra gli argomenti che si, tro si trovano nei eh, documenti di coloro che contestano la legittimità dell'atto si trovano argomentazioni del tipo il vescovo si lega in una sorta di matrimonio spirituale con la sua Chiesa e così come il matrimonio tra un uomo e una donna è un vincolo indissolubile in questa vita, così è anche il vincolo, e così anche indissolubile il vincolo tra il Papa e la sua Chiesa. Così come è il matrimonio è sciolto solo dalla morte di uno dei coniugi, così anche il rapporto l'essere Papa finisce solo con la morte. Questo viene argomentato in questo e nel periodo in cui, di cui parliamo e eh, si tratta di argomentazioni, come ho detto, che pur venendo da persone che avevano ragioni eh, non, non tutte confessabili <ride> di, di, eh, di avversione nei confronti eh, di Bonifacio, Ottavo oppure potevano contare su un ascolto, su una, veri, su una verosimiglianza della loro obiezione. Né testimonianza quello che accade. Intanto eh, bo, eh, il consiglio dei cardinali, eh, da, dei cardinali esperti a Celestino V, prima di dimettersi, è che Emetta un documento in cui si dice quando è ancora Papa che è legittima le, la, eh, la dimissione del Papa. Se c'è un bisogno che eh, Celestino emetta questo documento, vuol dire che la questione non era così scontata. Il documento, che fu probabilmente preparato, non fu però, eh, non ci è stato tramandato. C'è stato tramandato invece il documento col quale Bonifacio VIII ha ribadito la possibilità delle dimissioni del Papa. Ma poi eh, da tenere in conto è il fatto che Bonifacio st stesso, oltre a inserire eh, nel corpo del, del diritto della Chiesa una, una rinnovata Affermazione di questa possibilità ha anche provveduto a promuovere, una, a sollecitare la produzione di trattati che sostenevano questo, eh, questo punto. L'esempio pu più palese è quello dell'incarico ad Egidio Romano della redazione di un trattato sulla eh, rinuncia del Papa al suo, eh, al suo ruolo e se ad, ha avuto bisogno di mobilitare in, gli intellettuali più eh, famosi del tempo per difendere la sua posizione, Bonifacio VIII, significa che sentiva minacciata eh, la sua, la, la, il suo ruolo da possibili obiezioni che venivano da... Eh, dalla contestazione della legittimità delle dimissioni di Celestino V. E altro aspetto, forse umanamente ancora più inquietante, è il fatto che Bonifacio VIII abbia tentato e poi infine sia riuscito ad imprigionare Celestino V, o meglio l'ex Celestino V, per evitare con tutta verosimiglianza che venisse poi strumentalizzato da qualcuno che potesse anche spingerlo a cambiare idea, proprio sulla eh, insistendo sul fatto che le sue dimissioni eh, non erano poi così sicuramente lecite come lui aveva pensato che fossero. Allora eh, io credo che questo momento in cui. Eh, un Papa si dimette non costretto a farlo né sotto la pressione di contestazioni sulla legittimità della sua azione, ma lo fa eh, in un momento di crisi personale, sulla sua adeguatezza alla carica che ricopre. Il fatto che nei confronti di una cristianità che ha dei dubbi sull'egittimità di, eh, di questo atto, si producano testi normativi, ma anche testi eh, polemici, dottrinali, per sostenere che eh, invece le dimissioni del, eh, del Papa sono possibili, fanno delle dimissioni di Celestino V il vero il vero caso che precede quello di Benedetto XVI, perché non soltanto dalle sue dimissioni, ma dalla legittimità delle sue dimissioni dipendeva la legittimità di Bonifacio VIII e di conseguenza anche la legittimità della successione dei papi. Quindi nel momento in cui lui si è dimesso e c'è stata una mobilitazione, per convincere e convincersi della ammissibilità di quel gesto, le dimissioni papali sono diventate una possibilità. E siamo nel 1294, in piena età medievale. Questo precedente avviene molti anni prima del 2013 quindi io credo che si può io avevo proposto come titolo di questa chiacchierata le dimissioni del Papa una invenzione medievale e lo ribadirei nel senso che fine, eh, nella fine del 200 eh, proprio attorno alla vicenda di Celestino V eh, e alle polemiche che ha suscitato eh, il, la dimissione del Papa è diventata una possibilità Concreta e diciamo al di sopra eh, di ogni dubbio normativo, canonistico e teologico possibile. O significativo è che poi i casi di dimissione posteriori a Celestino si contino sulle dita di una, di una mano. E che poi nessuno sia stato in un contesto così, eh, così limpido come quello di Celestino e che molti papi abbiano rinunciato a quanto sappiamo eh, anche in età recente a eh, uh, dimettersi per ragioni di opportunità. Ma il principio che se un Papa si sente non più adatto alla sua, all'altezza, all'altezza di svolgere il suo compito, si possa dimettere, è un principio che con Celestino V è diventato ineliminabile dalla tradizione cattolica.